Chiesto sull'ordine dei lavori l'onorevole De Luca. Prego, onorevole De Luca. Grazie Presidente. Desideravo fare una riflessione su quello che è la comunicazione che ha fatto per quanto riguarda l'ordine dei lavori che è stato definito in conferenza dei Capigruppo e come Gruppo Sud Chiama Nord vogliamo ringraziarla per l'autorevole mediazione che ha svolto tra le ragioni della maggioranza e le legittime richieste dell'opposizione. Ovvio che noi non siamo rimasti impressionati dalle reazioni a batteria che sono state così pubblicate tra ieri e oggi anche dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di categoria, anzi, per quanto mi riguarda, le ho ritenute fuori luogo perché l'opposizione ha già dimostrato in occasioni recenti di essere responsabile e soprattutto anche di comprendere qual è il limite oltre il quale non si può e non si deve andare perché naturalmente si va ben oltre quella che è la dialettica politica. Anche in questa occasione lo abbiamo dimostrato con un ragionamento che ovviamente ha portato alla condivisione del calendario e quindi anche a quella che è una conclusione del percorso di questa legge di stabilità e per il bilancio 2024-2026. Naturalmente questo non significa che la maggioranza avrà sconti sul voto, perché l'impianto di questo bilancio e soprattutto della legge di stabilità è ovvio che è un impianto che non ci convince per i motivi che ho già espresso nella qualità di relatore dell'opposizione della Commissione bilancio. Quelle rimangono, è una grande responsabilità che si sta prendendo la maggioranza, ma sottolineo un fatto, Presidente, sul quale lei ha preso un impegno e sono sicuro che lo onorerà. Avere in questo Parlamento un confronto col Presidente Schifani che riguarda la delega che lui ha sottratto all'assessore Falcone, cioè sui fondi extraregionali e sulla questione del finanziamento del ponte sullo Stretto di Messina, in relazione anche a documenti che noi abbiamo acquisito e sui quali vogliamo dei chiarimenti da parte del Presidente della Regione in persona. Quindi sono elementi sui quali noi non transigiamo. Questo impegno è stato assunto, è stato ribadito nella conferenza dei Capigruppo che questa disponibilità c'è, pertanto è ovvio che da questo punto di vista non alzeremo le barricate rispetto a un ragionamento che è stato ben condiviso. Per quanto riguarda anche il merito, è ovvio che ancora ci sono degli aspetti che vanno migliorati. E siamo ovviamente disponibili in questa direzione. Aggiungo anche, come ho fatto in conferenza dei Capigruppo, che il gruppo Sud Chiama Nord ha già evidenziato che quando si trova un accordo responsabile, un percorso condiviso, non può naturalmente agevolare o condividere quelle che si chiamano imboscate d'aula. Da parte del Governo c'è stata la disponibilità a rivedere ancora alcuni articoli e quindi in senso responsabile significa che la dialettica dovrà venire alla luce del sole. Perché? Questo è un elemento fondamentale che per quanto ci riguarda è importante. Salutiamo il Presidente della Regione. Questo è importante che avvenga alla luce del sole, perché abbiamo messo anche in evidenza che
che le nostre posizioni non sono ovviamente oggetto di baratto. Noi abbiamo sostenuto già in Commissione Bilancio una posizione ben precisa e questo ci ha consentito intanto di avere un testo diverso. Quello che ci tengo a sottolineare anche al Presidente della Regione Siciliana, che al di là di quella che è la normale dialettica tra le posizioni, l'opposizione ha contribuito finora a riscrivere questa legge di stabilità. La sentiamo in parte nostra e naturalmente, per quanto riguarda ancora alcuni aspetti, sono convinto che il ragionamento che è stato espresso in conferenza dei capigruppo con la sua autorevole anche mediazione ci porterà nei prossimi giorni a sistemare ulteriormente il testo. Concludo con un ringraziamento anche all'assessore Falcone, il quale avevo promesso, assessore, che le avevo portato il Viagra De Luca. L'ho portato, ora glielo consegno e questo sono sicuro che ci porterà a rispettare i tempi che ci siamo dati e gli impegni che reciprocamente abbiamo assunto. Grazie. Grazie, onorevole De Luca.